Buongiorno a tutti e bentrovati. Io mi occupo di alimentazione e ho pensato di mostrarvi come creare una colazione gustosa, ma che sia anche saziante ed equilibrata. Il modo corretto per creare un pasto dal punto di vista nutritivo, nutrizionale corretto è quello di tenere in considerazione tutti e tre i macronutrienti, ovvero i grassi, le proteine e i carboidrati. Quindi anche la fibra e i micronutrienti quali sali minerali, vitamine e antiossidanti. Cosa abbiamo preparato su questo tavolo? Vi mostro quindi un esempio di colazione equilibrata. Come fonte proteica ho scelto lo yogurt, yogurt bianco e yogurt greco che è ancora più ricco in proteine. Quindi mischiamo dello yogurt greco che è particolarmente cremoso insieme allo yogurt bianco. Aggiungiamo quindi la fibra utilizzando delle fragole che sono anche un frutto di stagione a basso indice glicemico. E aggiungiamo come fonte di carboidrato complesso, l'avena, che rappresenta tra l'altro uno tra i migliori cereali dal punto di vista nutrizionale. Scegliamo, diciamo, dei cereali che siano poco lavorati, che non siano glassati. Terminiamo quindi con la parte di grassi utilizzando della frutta secca, quali mandorle. Per esempio, aggiungiamo anche della granola di pistacchi per rendere ancora più gustoso il pasto. Inoltre, la frutta secca e aggiungiamo anche un po' di semi oleosi sono un'ottima fonte di grassi omega 3 polinsaturi che si sa sono cardioprotettivi, oltre ad essere molto ricchi di sali minerali. Avendo preferito dei cereali, come dire, semplici, non lavorati, non glassati, possiamo pensare di aggiungere delle scagliette di cioccolato fondente, meglio oltre 75-80% di cacao, che dà ancora più gusto alla nostra tazza di yogurt. Mi piace aggiungere anche delle foglioline di menta che stanno molto bene con le fragole. O in alternativa, per esempio al cacao, si può pensare di aggiungere una spolverata di cacao amaro. Alternativa alle fragole, se per esempio pensate di utilizzare delle mele, ci sta molto bene per esempio la cannella. Ecco, bella è l'idea in cucina di sbizzarrirsi, quindi con l'associazione di gusti e anche di spezie piuttosto che di aromi anche a colazione. Un pasto così composto ci garantisce energia per l'intera mattinata, proprio perché evitiamo il formarsi di un picco glicemico grazie alla presenza di tutti i macronutrienti e del carboidrato complesso, oltre chiaramente che dalla fibra. Se ci limitassimo invece a mangiare solo, a bere solo una tazza di tè con qualche biscotto, piuttosto che un cappuccino con una brioche, risulteremmo sì sazi al momento, ma dopo un'ora rischiamo chiaramente di avere di nuovo appetito. Questo perché la glicemia si alza molto rapidamente, perché il pasto è composto principalmente da zuccheri, tra l'altro raffinati e lavorati, e quindi è totalmente sbilanciato dal punto di vista nutrizionale. Un'alternativa alla tazza di yogurt potrebbe essere una fetta di pane integrale, di pane di segale, con un filo di crema di arachidi che si può ottenere frullando appunto le arachidi. Attenzione alle creme che si trovano in commercio, che spesso sono ricche di grassi idrogenati che sono molto tossici, quindi attenzione al consumo. Leggere bene l'etichetta e quello che è contenuto all'interno degli alimenti. In alternativa alla crema si può pensare di aggiungere della ricotta.
un velo di ricotta sul pane integrale. La ricotta può essere poi insoperita, per esempio, con la cannella, che è una combinazione veramente gustosa. Oppure si può sempre aggiungere dei semi oleosi o della granola di pistacchi. Anche in questo caso, quindi, la colazione risulterebbe equilibrata grazie al carboidrato complesso del pane integrale, alle proteine della ricotta e agli acidi grassi aggiunti con la granola di pistacchi. Un'altra alternativa è quella di cucinare dei pancake, utilizzando farina integrale, un uovo e del latte piuttosto che acqua, piuttosto che della bevanda di riso integrale. Il pancake, quindi rapidamente cucinato in padella, può essere farcito con della frutta di stagione, quindi avremmo il carboidrato complesso della farina, le proteine dell'uovo e di nuovo la fibra della frutta, aggiungendo anche qui dei semi oleosi piuttosto che della frutta secca della granola, a completamento del pasto. Se siete curiosi e volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze riguardo agli alimenti, potete consultare il sito dell'Istituto Oncologico Europeo, la sezione di nutrizione e alimentazione, e il link è www.smartfood.io.it. Se invece avete qualche esigenza nutrizionale particolare, potete scrivermi la mia email è todeschini.paola@gmail.com. Ciao!